buongiorno a tutti, sono Andrea Petrazzini, Field Marketing e Technical Manager di Diachem. Oggi ci troviamo a Caravaggio, nel campo sperimentale di Diachem, allestito in collaborazione con Agricola 2000. Campo sperimentale che ha lo scopo di poter testare le nostre soluzioni, le nostre strategie, sia marchio Chimiberg che Diagro, quindi poter integrare e proporre delle strategie complete a livello di protezione e nutrizione delle colture. Da quest'anno, oltre al mais, abbiamo seminato anche girasole e soia e da pochissimi giorni anche trapiantato il pomodoro d'industria. E proprio su pomodoro d'industria andremo a testare quelle che sono le principali novità catalogo Diachem, integrando ovviamente le nostre strategie Chimiberg e Diagro. Tra le novità che andremo a proporre quest'anno avremo modo di poter vedere l'efficacia di formulati quali ZIP, AZN e Atonic. ZIP è un formulato fertilizzante integrato in formulazione liquida che contiene micorrize del genere Glomus e Bacillus, sia subtilis che amiloliquefacens. Quindi è un prodotto che per le sue caratteristiche presenta una triplice azione, un'azione di biostimolo della coltura, bionutrizione grazie proprio alla presenza delle micorrize che vanno a incrementare l'assorbimento, la capacità di assorbimento da parte delle radici, degli elementi nutritivi presenti nel suolo, e anche a creare dei metaboliti secondari che sono importanti, fondamentali per lo sviluppo della coltura. Ma aspetto molto importante, la terza azione riguarda proprio il biocontrollo, ovvero la capacità da parte dei due bacillus di andare a colonizzare l'apparato radicale, creare quindi un ambiente sfavorevole al normale sviluppo dei patogeni presenti nella rizosfera. ZIP verrà applicato appunto fin dalle prime fasi in abbinamento con degli aminoacidi. Noi consigliamo l'applicazione con Aminomix Vegetal, è un prodotto che contiene aminoacidi da origine vegetale con nanoparticelle che accelerano la propria azione. Successivamente andremo invece ad applicare Atonic. Atonic è un fitoregolatore innovativo della linea Chimiberg a base di tre composti fenolici, di tre nitrofenolati, che da quest'anno sono stati inseriti anche nei principali disciplinari produzione integrata, sia per quanto riguarda il pomodoro in pieno campo che in serra. È un prodotto in formulazione liquida che possiamo tranquillamente utilizzare scela con i principali agrofarmaci e agronutrienti a partire dalle prime fasi, alla dose di 1 litro per ettaro, con applicazioni poi ripetute a distanza di 15 giorni una dall'altra. Atonic presenta un meccanismo di azione multiplo, in quanto va ad agire a livello dello streaming citoplasmatico, quindi determina un'accelerazione del trasporto degli elementi nutritivi a livello cellulare, ma determina soprattutto un miglior grado di fioritura, allegagione e di maturazione, con aspetti fondamentali quindi sia a livello produttivo che qualitativo del frutto finale. E successivamente andremo invece ad applicare in fase di maturazione un nuovissimo formulato, un fertilizzante integrato AZN, è un concime minerale composto da sali di potassio e presenta anche zinco al 7,5% in formulazione liquida, una formulazione che permette un rapido ripristino delle carenze degli elementi nutritivi, quindi micro e macro elementi importanti, fondamentali. Sappiamo quali: lo zinco, importante per tutto il ciclo della cultura, che determina anche un maggior grado di infiorescenze, e il potassio, che invece in fase di maturazione ci aiuta soprattutto per la maturazione, il grado Brix e la colorazione del frutto. Avremo modo sicuramente di vedere l'efficacia di questi formulati. Vi invitiamo anche a contattarci, a seguirci sui canali social e a rimanere aggiornati sulla visita in campo, che è programmata per il 6 di giugno di quest'anno.